Leo. Sei già qua. Allora. Quanto è piccolo. Ma ciao. Ma guarda gli occhi quanto sono belli. Ma ciao. Sei stato buono buono. Visto com'è carino. Ma ciao. Ciao, ma sei piccola tu. Guarda che bellina che sei. Benvenuta. Dobbiamo chiudere però. Papi chiudi. Papi ma. Papi chiudi. Chiudi il campo. Chiudi qua. Non può uscire in giardino. Non può uscire in giardino. Papi chiudi. È piccolina, ragazzi. Vi dobbiamo raccontare una storia. Non l'hai già fatto? No. Allora, qualcuno su Facebook. Totalmente, papi, non deve uscire. Qualcuno su Facebook. Papi, aggancia qualcosa. Devi agganciare il tutto. Ma non esce, non preoccupa. Esce, fidati. Se stragatta così c'entrava. Sei contento? Tanto. Allora, ragazzi, ve lo racconti tu, ragazzi, veloce, veloce, veloce. No. Allora, ragazzi, ve lo racconto io, veloce, veloce. Ole, lo facciamo uscire? Lascialo lì adesso, è impaurita. Allora, guardate che begli occhi che c'ha. Lei si chiama? Fiocco. Fiocco. Non ci riesce però a salire qua. No, è piccolina. Allora, lei è appena arrivata, vi spieghiamo anche il motivo. Voi sapevate che Leo aveva una gattina prima, però non l'avevamo ancora... Mamma, è registrata questa? Sì, non l'avevamo ancora registrata. L'hanno vaccinata oggi. Soltanto che là, chi è là? Diciamolo, la nostra bella vicina di casa, che più che vicina, secondo me è una streghetta. Aspetta. Ci aveva venduto anche la cuccetta, perché questa persona lavora in un negozio di animali, ok? Lei sapeva che è stragatta, che era il gattino di Leo, era qua. Solo che cosa ha fatto, ragazzi? L'ha presa e se l'è portata a casa sua, e adesso ha detto che è sua e praticamente la tiene chiusa in casa. E allora noi ieri sera abbiamo telefonato al pronto soccorso veterinario per chiedergli e delle informazioni per sapere un attimino come fare per riprenderci il gattino, ma lo stesso veterinario ci ha detto che se il gattino non era registrato se lo poteva prendere tranquillamente. Lasciala stare un pochino là dentro. Insomma, Leonardo non è stato proprio bene in questi giorni, perché sta signora è stata un po' cattiva, e allora il veterinario ci ha aiutato e oggi ci ha chiamato e ha detto: ho una gattina per Leo, la vieni a prendere. E noi la siamo andati a prendere. Indovinate un po', ragazzi. Ragazzi, c'è anche il libretto. Quindi non ce la possiamo prendere. Quindi questa qui è la gattina di Leo. Adesso la signora di fianco non la può più rubare. Ragazzi, possiamo festeggiare il suo compleanno, perché è nato il 29 marzo 2019. Quindi è nata due mesi, praticamente. Aprile. Quasi esatti, quasi. Sì, esatti. A due mesi. Perché oggi è il primo giugno. Sì. Wow. Quindi, ragazzi, è già svezzata, ha mangiato dalla sua mamma. Svezzata che vuol dire? Vuol dire che ha già preso il latte. Quindi ha preso il latte, è cresciuta, adesso può mangiare le cosine che mangiano i gatti, insomma. Adesso sto dormendo. Dormi, gattina. Ragazzi, non ci crederete, stamattina quando Leo si è svegliato ha trovato anche Reddy. Lei che si chiama Reddy. L'ha trovata qui in giardino, gli ha messo un collarino. Adesso poi la portiamo dal veterinario anche a lei. Così almeno. Abbiamo due gatti così? Sì. Così almeno non si ruba anche questo, la vicina.
torna pure sta gatta, abbiamo tre gatti. Allora, dovete sapere, ragazzi, che io adesso non mi posso far vedere esattamente la vicina. La finestra. Allora, guardate, vi faccio vedere solo una cosa. Questa è la siepe, vedete? Ok, al di là di questa siepe, vedete che c'è un palazzo lì? Ecco, lì su, non vi faccio vedere, c'è la finestra della vicina che ha rubato il gattino. Ok? Come forte il filo. Come lo vedi? E lei? E Teddy? Intanto lei dorme e noi abbiamo lavato la copertina da mettere nella cuccetta dove dormiva l'altro gattino, così quando poi lei la userà ce l'avrà pulita. Ciao, sei sveglia? Ciao, saluta i ragazzi. Ciao. Saluta. Saluta. Ehi. Saluta. Vicino. Vicino. Ben svegliata. Ehi, si sta svegliando. Vicino. Uscendo, credo. Boh. Mamma mia, Simo. Lei lo sta facendo vedere ai suoi amici. E qui c'è anche la finestrella, che sarebbe la mania della cosa. Poi vabbè, la cuccia è questa qui. La scatolina, cioè la scatolina, la cosa. La scatolina è quella. Ecco, c'è papà che uccide le zanzare. E lei è curiosa. Un problema. Mamma, ragazzi, si sono incontrati, fanno amicizia, si vogliono bene quando fanno così? Insomma, Simo, dai un'opinione, quando fanno bocca a bocca due gatti si vogliono bene? No, si stanno adorando a vicenda. Ok. Per capire se sono fatti vedi, sono attaccati praticamente. Oh, non lo so, mi dai uno studio, ma a me pare che se i gatti si mettono bocca a bocca, non male, perfetto, bello. Direi, cioè Simo, hai seriamente 11 gatti e non so sta roba. Lui è proprio grande, affezionato, però ho paura che gli possa fare qualcosa. Dai, vai, guardate come cammina, come un ghepardino. Guardate. Sì. Fa troppo ridere lui. Oddio. Lei. Ragazzi, sta assaggiando il croccantino. C'è anche Simo qua. Guarda. Leo sta adorando. Hai toccato l'altro gatto? Ciao Fiocco. Sì. Ho toccato l'altro gatto, quindi probabilmente sto adorando l'altro gatto praticamente. Ok, ragazzi. Di solito i gatti c'hanno il musetto bagnato, invece lui no. Anche lei è sistemata. Lei no, giusto. E anche Leo è contento. In questi giorni è stato un po' tristino. Micia, che carino che sei. Secondo me sta proprio comodo qua dentro. A dormire sta qua forse. Oddio. Guarda che riflessi. Guarda. Simo. Oddio! Luma? Guarda chi c'è! Fiocco! Guarda!
Chi è che ha paura? Fiocco o piuma? Boh. Fiocchetto! Magari sono dei due. Fiocchetto, ciao! Ragazzi, quindi io adesso sono più felice perché ho un nuovo gattino, sperando che quell'altra strega, molto schifosa, mia vicina, sì, tratti bene stragata, farò di tutto per farlo uscire, di tutto. Stragata, mi senti, lo so, farò di tutto per farti uscire. Quindi ragazzi, ciao. Intanto loro fanno conoscenza. Guardate, sembra proprio un topolino con quella coda. Un topolino.